Bene, grazie di essere qui oggi per questa presentazione sul fabbisogno docenti, che è uno studio di previsione assolutamente necessario per usare un brutto nome, ma diciamo efficace, al pilotaggio del sistema formativo dei docenti e di messa a disposizione dei docenti della scuola ticinese. Voi sapete che ormai dal 2010, credo sì, 10, l'alta scuola pedagogica è passata dalle mani del cantone direttamente alla SUPSI, è un dipartimento della SUPSI, Dipartimento Formazione e Apprendimento. Internamente il DEX per anni ha sempre utilizzato un sistema per fare delle previsioni. Evidentemente sistema sempre perfettibile, con una serie anche di difficoltà a tener conto di tutte le variabili. Nel corso degli scorsi anni il DFA, dopo discussione con noi, ha rivisto il metodo e ha messo a punto una nuova metodologia per verificare le previsioni per il futuro. E questo è il risultato per il prossimo periodo, per i prossimi 4-5 anni, insomma, per quello che si può ancora prevedere. Quindi un dato per noi essenziale, sia per avere le idee in chiaro su di quanti docenti verosimilmente avremo bisogno, quanti ne dobbiamo formare, cercando da un lato, e questo è il secondo tema, di avere i docenti sufficienti, di avere anche un certo surplus, perché poi le cose cambiano nel tempo e quindi vogliamo tenerci in qualche modo aperte più strade, ma non avere eccessi, perché altrimenti poi si incorre in un problema inverso, cioè nella formazione di professionisti che in pratica fanno fatica poi a trovare il lavoro per il quale sono stati formati. Quindi trovare il punto di equilibrio non è evidente, non è semplice, ma è in qualche modo l'obiettivo di questo esercizio. Sappiamo che nel sistema di formazione del Canton Ticino noi abbiamo alcuni punti critici, accanto a tutta una serie di altre questioni che vanno tranquillamente e positivamente, e naturalmente ci si concentra sui punti critici perché si vuole evitare o ridurre al minimo queste criticità. Oggi lo diranno quelli che presenteranno poi lo studio dopo di me. Il punto critico o una delle questioni, diciamo così, critiche è legata alla scuola dell'infanzia, dove abbiamo necessità di docenti di scuola d'infanzia, indipendentemente dai progetti di potenziamento. Quindi il potenziamento lo dovremo fare in ogni caso, a maggior ragione nella misura in cui, io lo auspico, il Parlamento decida per il messaggio presentato nel pacchetto complessivo, dove ci sta la questione fiscale, la questione scolastica, la questione sociale e la questione della previdenza dei dipendenti dello Stato, nel quale per i docenti di scuola dell'infanzia è prevista la generalizzazione del docente d'appoggio che ha la formazione esattamente come un docente ordinario di scuola dell'infanzia, quindi abbiamo bisogno di più docenti e si parla di circa 80 nuove posizioni complessive. Naturalmente non lo possiamo fare in un anno, è una cosa che dovrà essere fatta in più anni, ma abbiamo bisogno del voto del Gran Consiglio di principio per dire questa è la direzione, in questa direzione bisogna lavorare con il tempo che sarà necessario. Per la scuola elementare la situazione è più, diciamo così, sotto controllo, anche se lo dico perché lo vedo costantemente, non possiamo sempre basarci solo sul numero di persone che hanno il diploma tra le mani, perché tra avere il diploma tra le mani e andare poi a scuola anche solo a fare il supplente ce ne passa un bel po'. In Ticino ci sono molte persone che hanno il diploma per insegnare a scuola elementare, ma purtroppo ci sono molte persone che non lo usano e che non sono pronte a usarla neanche su chiamata, e quindi evidentemente questo rende anche la previsione un po' più complicata. Per le altre scuole siamo in linea con, diciamo così, quella che è l'ordinarietà, e tra le ordinarietà abbiamo la criticità, continuiamo ad avere la criticità soprattutto sul tedesco. Non abbiamo sufficienti docenti di tedesco, non li abbiamo tra i ticinesi che vogliono insegnare il tedesco, è un tema
ricorrente e non è così evidente anche far venire docenti che insegnano il tedesco dalla Svizzera tedesca o dalla Romandia, insomma dal resto della Svizzera. Però evidentemente noi dobbiamo ai nostri allievi dare dei docenti, e quindi questa è la criticità i cui numeri vi saranno presentati dopo. Confido che l'evoluzione nel tempo ci permetta di ridurre al minimo queste criticità, e vorrei soprattutto cominciare con un filmato che è stato preparato sotto l'egida della sezione delle scuole comunali, che presenta un po' la professione docente, in questo caso delle scuole comunali, come professione interessante, cosa che sottolineo è effettivamente, e soprattutto che io spero possa essere attrattiva anche per i docenti maschi e non solo per le signore docenti. Fuori di essere docente di scuola elementare qui a Pura, mi sento anche, soprattutto negli ultimi anni, un punto di riferimento un po' per i bambini della zona, perché sono stato o il loro allenatore, o il loro mentore di snowboard, o il loro maestro, e questo penso che sia davvero una grande ricchezza. Il maestro è un mestiere sociale, quindi si ha a che fare con le persone, bisogna avere una buona sensibilità, in questo caso con i bambini. Bisogna riuscire a capire ogni bambino i suoi bisogni, riuscire ad adattarsi, capire cosa bisogna fare, quindi questo è un aspetto molto importante. Però bisogna anche dire che è anche un mestiere dove bisogna organizzare diverse cose, bisogna anche pianificare diverse cose, e penso che il modo in cui lo faccio mi sia rimasto dentro quello che ho imparato nel mio passato. Nel 92 ho iniziato a lavorare come maestro Pura, un percorso ricco di soddisfazioni, interessantissimo, che mi ha tenuto a Pura per 24 anni. Nel 2015 si è aperto il concorso di ispettore aggiunto nelle scuole comunali per la zona di Lugano, il quarto circondario, e lì ho maturato in qualche modo una riflessione importante, dove da una parte cercavo di tenere in considerazione il fatto che stavo svolgendo un lavoro che ancora mi dava un sacco di soddisfazioni e che mi piaceva. Dall'altro ho anche cercato di immaginare come all'interno di un percorso già lungo di 24 anni era forse una delle occasioni che si ponevano davanti dove io potevo rimettermi in gioco. Adesso ho sicuramente delle giornate che non si ripetono mai, dunque c'è un piano orario settimanale giornaliero che subisce cambiamenti continui e che comunque non si ripetono mai nel tempo. Questo è sicuramente un elemento di novità che reputo interessante. Veniamo poi nella valutazione, soprattutto. Accolgo uno studente, una studentessa dell'ultimo anno scolastico che svolge la sua pratica professionale nella mia classe. Vive, insomma, quello che è la scuola in classe, la vita dentro l'istituto. In questo percorso sono un po' regista, sto un po' dietro le quinte e riesco a osservare delle dinamiche, delle situazioni dove magari sfuggono quando stai facendo l'attività con i bambini. Quindi è un'esperienza interessante, arricchente, e soprattutto mi permette anche di confrontarmi con un metodo di insegnamento diverso, degli stimoli diversi, che porta appunto lo studente che è nella mia classe. È stato interessante anche un po' con questa esperienza sfatare il mito della figura femminile che per la stragrande maggioranza è presente alla scuola dell'infanzia. C'è, secondo me, un disequilibrio di genere come figura nella scuola, quindi appunto la stragrande maggioranza di docenti che lavorano alla scuola d'infanzia con i bambini piccoli sono donne, quindi la figura femminile. E qua è interessante anche vedere la relazione diversa, l'approccio, come si può relazionare una figura maschile che spesso magari non sempre si vede con i più piccoli. Io ho un bellissimo gruppo di programmazione con delle colleghe e amiche con il quale ci troviamo durante l'anno diverse volte per appunto pianificare, confrontarci anche su quello che accade durante la giornata alla scuola dell'infanzia, su come affrontare determinate situazioni. Per me è un momento arricchente, costruttivo, sia dal punto di vista personale che professionale.
Parlamentari sul messaggio di cui vi ho detto, abbiamo bisogno comunque di docenti di scuola dell'infanzia di sicuro, ma abbiamo anche per la scuola elementare il fabbisogno che è stato aumentato credo 3 anni fa, rimane a livello, diciamo così, quell'aumento viene confermato anche per il futuro, e abbiamo bisogno per le altre scuole di persone preparate. Siamo pronti ad accogliere tutti nella misura in cui hanno i titoli, eccetera, e quindi ecco, anche tramite voi io faccio appello a che le persone si facciano avanti, rispettivamente seguano i percorsi formativi necessari. Do ora la parola al direttore della SUPSI, Franco Gervasoni. Grazie al consigliere di Stato. Molto brevemente da parte mia due note di introduzione. Oggi apriamo le procedure di iscrizione per tutti i corsi di laurea della SUPSI, sono 21 a livello bachelor e 13 a livello master per l'anno accademico 2021 nei diversi ambiti disciplinari che vedete rappresentati nella slide. È un processo importante, sempre più complesso anche nella gestione ma anche nella comunicazione, quindi molto prezioso il vostro ruolo da questo punto di vista. L'anno scorso, penso il 2018-2019, vedete proiettati i dati che consolidavano circa 2.400 domande di iscrizione in Ticino che hanno portato a selezionare all'incirca 1.000 nuove matricole nei vari corsi di laurea ticinesi della SUPSI. Oggi vi presentiamo in dettaglio l'offerta formativa 2020-2021 del Dipartimento Formazione e Apprendimento, riferito quindi ai bachelor per la scuola elementare dell'infanzia, ai master per la scuola media e il diploma per la scuola media superiore. È un'offerta, come ha anticipato il consigliere di Stato, discussa con i colleghi del DEX per fare in modo di trovare l'equilibrio corretto tra il fabbisogno e il personale formato. Per darvi un'idea delle cifre recenti, quindi quelle del 2019-2020, di qualche consolidate qualche settimana fa, abbiamo avuto 536 candidature nel 2019 per la formazione degli insegnanti, i dati proiettati sono quelli dell'anno precedente, 173 matricole, 162 laureati che già oggi sono praticamente tutti operativi, e quindi questi numeri hanno portato a un numero complessivo di circa 430 studenti al Dipartimento Formazione e Apprendimento nella formazione di base, cui si aggiungono, lo vedremo in coda alla presentazione del collega Alberto Piatti, anche 2.500 professionisti e professioniste che svolgono attività di formazione continua. Si tratta di numeri importanti se rapportati al numero di diplomi di ragazzi che appartengono a ogni coorte in Ticino, e rapportata alla dimensione del nostro territorio, che testimoniano, come anche il filmato che è appena stato proiettato, confermano come la professione insegnante sia una professione assolutamente attrattiva e con eccellenti prospettive di lavoro anche nel medio e nel lungo periodo. A livello di SUPSI e di Dipartimento Formazione e Apprendimento, noi ci siamo impegnati molto in questi anni ad adeguare costantemente la nostra offerta formativa, non solo nella quantità, come è stata illustrata prima, ma anche nella qualità e nelle forme di fruizione di questa offerta formativa, cercando il più possibile di rendere i nostri percorsi anche flessibili e compatibili con attività professionali, per fare in modo che anche ad età, tra virgolette, non completamente convenzionali, si possa inserire in questo mondo del lavoro particolarmente importante e stimolante. Quindi oggi io concludo questa brevissima introduzione, il collega Alberto Piatti poi andrà più in dettaglio anche su alcune novità significative della nostra nuova offerta 2020-2021, sottolineando 3 elementi che mi sembrano sempre da ribadire. Il primo è il ruolo degli insegnanti nella nostra società,
un ruolo fondamentale a tutti i livelli, in particolare in momenti come quelli odierni dove tutto cambia così velocemente e anche le competenze che dobbiamo riuscire a trasmettere ai nostri giovani sono continuamente in evoluzione. Abbiamo bisogno di insegnanti di qualità e abbiamo bisogno di insegnanti quindi motivati non solo in numero sufficiente ma anche in numero di diciamo di persone convinte ed entusiaste di svolgere questo mestiere. Secondo messaggio, legato naturalmente al primo, che è importantissimo esplicitare, comunicare i valori positivi associati a queste professioni. Ne avevo visti nel filmato, ce ne sono veramente tanti e purtroppo troppo spesso, lo dico sempre quando parlo agli insegnanti, hanno la brutta abitudine di non parlare molto bene della loro professione quando parlano in pubblico, e secondo me bisognerebbe cambiare questo registro per fare in modo che effettivamente vengano veicolati soprattutto i valori positivi della professione, in modo che tutti i giovani siano ancora motivati anche in futuro ad affrontare questi orientamenti professionali. E il terzo è che è importantissima la collaborazione che abbiamo con il DEX per riuscire ad assicurare il ricambio generazionale e anche a incrementare, non solo quindi un ricambio uno a uno, ma riuscire a incrementare il numero di docenti nel nostro territorio per far fronte a tutte le sfide che ci aspettano anche nei prossimi anni. Quindi io do la parola al dottor Alberto Piatti, direttore del DFA, che con altri colleghi naturalmente di questo dipartimento, in particolare in sala abbiamo anche Francesca Antonini, responsabile del Bachelor, e Claudio Della Santa, responsabile della formazione continua, hanno portato avanti tutte queste progettualità negli ultimi anni e si preparano anche ad affrontare quelle dei prossimi mesi. Vi ringrazio molto come medio nell'aiutarci a divulgare quello che vogliamo proporre oggi, quindi anche le importanti novità che sono legate alla conferenza stampa di oggi, e anche a divulgare poi successivamente tutti i momenti informativi che abbiamo previsto da qui a fine gennaio e che sono descritti nelle schede che sono contenute nella cartella stampa e che ora Alberto Piatti andrà a presentare più in dettaglio. Vi ringrazio. Buongiorno a tutte e tutti anche da parte mia. Allora, parto dalle novità che abbiamo introdotto quest'anno. La prima è una novità appunto che è già stata anticipata dal consigliere Bertoli. Visto l'aumentato fabbisogno di docenti di scuola dell'infanzia, abbiamo concordato col DEX di aumentare il numero di ammissioni per questo ordine scolastico. Quindi già a partire da settembre 2020 inizieranno la formazione 50 studenti invece che i 25 consigli. Quindi raddoppiamo il numero di studenti per la scuola dell'infanzia. Questo dovrebbe permettere di rispondere sia al fabbisogno regolare dei docenti di scuola dell'infanzia, sia di anticipare un eventuale fabbisogno aumentato legato al messaggio di politica scolastica. Chiaramente questo è un punto molto importante. Noi già 3 anni fa abbiamo aumentato appunto i posti di formazione per la scuola elementare e quindi siamo passati da 75 matricole a 100 matricole. Con questo passaggio passiamo a 125 matricole, quindi nel giro di 3 anni abbiamo aumentato considerevolmente il numero di studenti al primo anno. Questo per noi chiaramente è fonte di grande piacere, ma d'altra parte crea anche alcuni problemi di cui potremo discutere più approfonditamente dopo. Ad esempio, un fattore critico legato alla disponibilità di posti di pratica professionale, per 125 studenti all'anno da piazzare nelle sedi per fare pratica non sono una banalità. E d'altra parte anche una questione legata proprio alle ammissioni. Se considerate che in Ticino più o meno vengono rilasciate 1 miliardo di maturità liceali all'anno, considerate che 125 studenti al DFA vuol dire che 125 persone che ottengono la maturità liceale dovrebbero venire al DFA, quindi è evidente che non è così sostenibile. E quindi proprio in questo senso abbiamo deciso di introdurre altre 2 novità importanti, non solo in questo senso ma anche in questo senso. Una è stata quella di aprire la missione al DFA anche a portatori di maturità specializzata o di maturità professionale. Questo è un passaggio molto importante, in realtà già presente in diverse altre scuole pedagogiche svizzere, quindi non abbiamo inventato niente, ci siamo limitati ad adottare un modello che è già adottato altrove. Sostanzialmente in Ticino non è presente un percorso di maturità specializzata pedagogica,
che è un percorso di scuola professionale che dà un accesso diretto alle altre scuole pedagogiche, un percorso che invece in altri cantoni è presente. L'idea è quello di proporre a dei candidati che sono in possesso appunto di una maturità professionale o una maturità specializzata con un altro indirizzo, quindi non quello pedagogico, di seguire un corso complementare della durata di un anno, vi spiegherò i dettagli tra un attimo, e che permette di raggiungere un livello equiparabile a quello della maturità specializzata pedagogica, appunto questo titolo che darebbe accesso diretto alle altre scuole pedagogiche. Se si supera questo corso complementare, si suppone che la persona, il candidato o la candidata, abbia un livello di conoscenza appunto equivalente a maturità specializzata pedagogica e quindi può incominciare la formazione da noi. Per il panorama formativo ticinese questo è un passaggio molto importante, nel senso che non è presente la maturità specializzata pedagogica, ma ad esempio è presente maturità specializzata in ambito socio-sanitario, che è un percorso di studio scelto da moltissime e moltissimi ticinesi interessati a trovare un'occupazione professionale in un ambito dove la relazione gioca un ruolo importante, quindi appunto in ambito sanitario, in ambito sociale, ma anche in ambito pedagogico, se questo ci fosse. Quindi in realtà l'apertura di questo canale dà una possibilità veramente molto interessante a molte persone che potrebbero essere interessate. Praticamente queste persone potranno già iscriversi, anzi dovranno già iscriversi al DFA quest'anno tramite una procedura di ammissione anticipata. In caso di ammissione, quindi si presenteranno all'ammissione come tutti gli altri candidati che arrivano con una maturità liceale, per intenderci. Sosterranno la procedura di ammissione, se riusciranno a superare questa procedura praticamente avranno la possibilità di incominciare questo corso complementare in settembre. Quindi non incominceranno subito la formazione vera e propria come docente al DFA, ma inizieranno questo corso complementare di un anno che potrà essere svolto parallelamente a altre attività. Vedete che in realtà si tratterà principalmente di un corso serale o il sabato mattina, quindi compatibile con un'altra attività di studio o un'altra attività lavorativa. Gli esami saranno integrati, quindi saranno svolti nel corso dell'anno con un modello che è ancora da definire nei suoi dettagli, e la formazione sarà presso la scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali a Giubiasco. Non è un caso perché è la scuola che rilascia le maturità specializzate di cui vi parlavo prima, quindi è una scuola in cui sono presenti sicuramente molte persone interessate. Il corso è stato costruito in collaborazione con la divisione della formazione professionale, quindi in stretto contatto con chi si occupa delle formazioni professionali in Ticino. Le persone che supereranno questo corso complementare, e abbiamo indicativamente 25 posti disponibili, se supereranno il corso complementare inizieranno direttamente il bachelor vero e proprio al DFA l'anno successivo, senza più sostenere nessun altro esame. Quindi vengono ammessi, se vengono ammessi fanno il corso complementare, se superano il corso complementare incominciano la formazione. Quindi praticamente è come se durasse un anno in più la formazione complessivamente, ma in realtà il primo anno appunto permette anche di lavorare in parallelo o terminare uno studio precedente in parallelo, anche se naturalmente poi l'intensità cresce. L'iscrizione da parte di queste persone sarà possibile sia per la scuola dell'infanzia sia per la scuola elementare. L'unico vincolo sulla scuola elementare sono i requisiti rispetto al francese. Non verranno analizzati in entrata questo corso, ma chi è interessato alla scuola elementare deve sapere che deve disporre di un livello di francese di un certo tipo, insomma non si può entrare senza. Per la scuola dell'infanzia invece questa condizione non c'è. Questa direi che è la novità sicuramente più importante di quest'anno per quanto riguarda il DFA, perché va veramente a arricchire il panorama formativo ticinese con un nuovo percorso che fino adesso non era presente, quindi sicuramente sarà molto interessante. Noi confidiamo tramite questa novità di riuscire a attirare nelle nostre formazioni persone motivate e che abbiano le giuste qualità per diventare un buon docente o una buona docente, cosa molto importante visto i numeri di cui abbiamo bisogno. La terza e ultima novità, prima di presentarvi l'offerta formativa regolare, riguarda l'ammissione al DFA su dossier. Quindi questa è anche un'altra possibilità presente già da diversi anni in altre scuole pedagogiche svizzere, che è stata introdotta dalla conferenza dei direttori della pubblica educazione alcuni anni fa, riguarda la possibilità di essere ammessi al DFA senza maturità, praticamente. Per chi ha una maturità liceale o una maturità specializzata pedagogica entra direttamente, abbiamo visto adesso cosa deve fare chi ha una maturità specializzata o professionale. Chi ha almeno 30 anni di età e un titolo qualsiasi del secondario 2, quindi anche una formazione professionale senza maturità, avrà la possibilità di essere anche ammesso al DFA, a condizione di avere svolto negli ultimi 7 anni almeno l'equivalente di 3 anni a tempo pieno di lavoro complessivamente
e di seguire una procedura di ammissione a DFA con prove diversificate che vanno appunto a verificare la motivazione, la consapevolezza e l'idoneità di queste persone. Quindi questo è anche un altro percorso importante, pensato soprattutto in realtà per chi è intenzionato a una riconversione professionale, in un certo senso, quindi a un certo momento del loro percorso professionale sono motivati per intraprendere la professione di docente e non hanno una maturità pregressa, quindi ci sarà anche questa possibilità. Confidiamo che queste due novità diano la possibilità effettivamente di disporre poi a corto e a medio termine del numero di candidati necessari per formare tutti i buoni docenti che abbiamo bisogno per il sistema scolastico. Non so se c'è qualche domanda sulle tre novità prima che procedo con l'offerta formativa regolare. Possiamo procedere. Per quanto riguarda l'offerta formativa, quindi adesso passo in rassegna ordine scolastico per ordine scolastico, incominciamo dalla scuola elementare dell'infanzia, che al DFA è formata tramite due bachelor, un bachelor per l'insegnamento a livello prescolastico e un bachelor di insegnamento per il livello elementare. Responsabile di questi bachelor è Francesca Antonini, che è presente in sala. Allora, la formazione sarà appunto pensata per 125 matricole, 75 matricole per la scuola elementare e 50 matricole per la scuola dell'infanzia. È presente una procedura d'ammissione, come ben sapete, e il numero di posti è limitato in considerazione di diversi aspetti, tra cui le esigenze delle scuole comunali, le capacità formative e soprattutto la disponibilità di posti di pratica professionale. Sono previste diverse attività informative e promozionali. Tra dicembre e gennaio sarà possibile per le persone interessate seguire alcune lezioni presso il DFA, quindi venire a rendersi conto in prima persona di cosa viene fatto effettivamente durante la formazione. Il 23 gennaio invece sarà riproposto l'evento Tutti a Scuola, che è un evento svolto in collaborazione con l'Ufficio Scuole Comunali e la Conferenza dei Direttori e delle Direttrici degli Istituti Comunali e degli Istituti Scolastici, che permette alle persone interessate di svolgere una giornata in classe. Quindi effettivamente di affiancare un docente durante la giornata e appunto provare direttamente con mano cosa significa stare in classe con gli allievi per una giornata intera. In febbraio è prevista anche la presenza Orientati, quindi questa fiera dell'orientamento per i liceali, e sono previste anche diverse presentazioni pubbliche. Il mercoledì 8 e il giovedì 9 gennaio al DFA Locarno verranno presentati i bachelor, e poi sono previste due presentazioni presso appunto le scuole superiori per le professioni sanitarie e sociali, una a Canobio il 2 dicembre e una a Giubiasco il 18 dicembre. Questo per presentare in particolare il percorso appunto con la maturità specializzata o professionale. Avevi in aggiunta, Francesca? Ah, scusa, sì, non vedo male il suo schermo colante, grazie. Come dicevo prima, l'aspetto forse più critico dell'aumento di studenti, al di là del trovare candidati, è trovare docenti di pratica professionale. Quindi tutti i nostri studenti svolgono regolarmente pratiche nelle classi, quindi come diceva prima la collega nel filmato, vengono accolti da docenti che li accompagnano in questa pratica professionale. È un compito molto intenso, entusiasmante, che può essere molto formativo, ma è anche comunque un impegno importante. Per cui noi durante l'anno svolgeremo anche diverse attività di promozione di questa funzione presso le scuole, quindi presenteremo ai docenti cosa significa svolgere la funzione di docente di pratica professionale, però è importante prima di tutto ringraziare pubblicamente tutti questi docenti, vedete che quest'anno sono 375 docenti, non sono pochi, che stanno svolgendo questa funzione, e invitare tutte le persone, tutti i docenti che potrebbero essere interessati a contattare le loro direzioni appunto per dimostrare questo interesse. Questo per quanto riguarda la scuola elementare e la scuola dell'infanzia. Per quanto riguarda la scuola media, abbiamo tre corsi di laurea, qui non ci sono novità rilevanti, sono i tre corsi di laurea che erano già presenti l'anno scorso, il master in insegnamento per il livello secondario 1, quindi quello che propone la maggior parte delle materie, e poi due dispositivi particolari, uno pensato per l'insegnamento della matematica per chi arriva con un titolo di ingegnere SUP, e un master in insegnamento di educazione musicale proposto in congiuntamente col Conservatorio della Svizzera Italiana. Per quanto riguarda il master in insegnamento per il livello secondario 1, le materie previste l'anno prossimo sono quelle che vedete proiettate, quindi l'italiano, la matematica, l'educazione fisica, la geografia, il latino, la storia con l'educazione civica, il francese e il tedesco. Non sono proiettate le materie che non ci sono, però forse è utile ricordarle perché spesso alle persone interessa più sapere quelle che non ci sono che quelle che ci sono a tratti.
Le due assenze di rilievo di quest'anno sono le scienze naturali, che dopo tantissimi anni non viene proposta, questo perché lo studio sul fabbisogno ha evidenziato per le scienze naturali appunto un fabbisogno piuttosto ridotto per i prossimi anni, e quindi evitiamo di aprire formazioni se effettivamente sappiamo che poi ci potrebbero essere dei problemi di reclutamento per queste persone. E non è presente neppure l'educazione visiva con l'educazione alle arti plastiche, che presumibilmente nei prossimi anni apriremo con cadenza biennale, nel senso che di un fabbisogno c'è, ma non così elevato da giustificare l'apertura delle formazioni di tutti gli anni. Approfitto di queste questioni sul fabbisogno anche per salutare la presenza in sala delle due ricercatrici che si sono occupate dello studio, che sono Francesca Crotta e Marina Pettignano, a cui più eventualmente potete rivolgervi dopo la conferenza stampa per domande più particolari rispetto al rapporto. Quindi questo per quanto riguarda le formazioni generali, vedete che è presente il tedesco. Sul tedesco, come diceva il consigliere Bertoli prima, effettivamente c'è un grosso problema. Il problema risiede nel fatto che non si trovano i candidati che vogliono insegnare tedesco. Soprattutto non si trovano i cinesi che hanno studiato tedesco e poi vogliono tornare a insegnarlo. Non abbiamo dei dati statistici esaustivi, ma la sensazione è che ci siano veramente poche persone che studiano germanistica e ancora di meno che sono poi intenzionate a tornare in Ticino a insegnare. E paradossalmente non si riescono neanche a trovare persone di lingua madre di altri cantoni che hanno studiato germanistica e sono intenzionati a insegnarle in Ticino. Cioè, ci stiamo muovendo in accordo col DEX in questi mesi per riuscire a strutturare, adesso non da settembre 2020, ma a medio termine, delle formazioni congiunte con altre scuole pedagogiche svizzere tedesche, in modo da avere veramente formazioni congiunte, le persone si annunciano là ma poi vengano a fare le pratiche in Ticino sperando che poi si affezionino. Per intanto è la pista che abbiamo, che abbiamo identificato, abbiamo fatto qualche passo incoraggiante in avanti, però queste probabilmente saranno le novità per la conferenza stampa dell'anno prossimo. Se per quest'anno ci stiamo lavorando, questo per dirvi che non è che ci siamo adagiati dicendo non c'è speranza di trovare questi docenti, noi ci crediamo anche perché crediamo in queste, appunto, in queste modifiche che sono state proposte anche a livello di messaggio di politica scolastica. Quindi confidiamo di riuscire a formare docenti di tedesco adeguati per la nostra scuola, poi dobbiamo lavorarci un po', non è una cosa così scontata. Abbiamo, come dicevo prima, anche il Master in Insegnamento della Matematica per il livello secondario 1 per persone che hanno conseguito un titolo di Ingegnere SUP. Questa è una pista interessante perché in realtà permette a una persona di svolgere l'intera formazione come docente di matematica per la scuola media in Ticino, quindi passando anche attraverso un percorso di formazione professionale precedente, quindi è un percorso che riteniamo sia molto interessante. Sono relativamente poche persone all'anno che si annunciano per questo corso di laurea, 4-5 che poi vengono integrati sul Master regolare. Ci piacerebbe se fossero di più, perché secondo me è veramente una possibilità molto interessante, e queste persone che hanno seguito una filiera professionale, una maturità professionale, un titolo di ingegnere SUP, effettivamente portano delle competenze complementari a quello delle altre figure docenti presenti a scuola media, quindi può essere molto importante anche per le allieve e gli allievi. Infine abbiamo il Master in Insegnamento dell'Educazione Musicale, un doppio titolo, praticamente una formazione che permette alle persone che si iscrivono in 3 anni di ottenere 2 master, un master in insegnamento per il livello secondario 1 per l'educazione musicale, quindi abilitazione per la scuola media in tutta la Svizzera e per la scuola elementare nel Canton Ticino, e il master del conservatorio in pedagogia musicale, che è educazione musicale elementare, che permette di insegnare nei conservatori di tutta la Svizzera e di insegnare l'educazione musicale in molte scuole elementari di altri cantoni. Quindi la combinazione di questi 2 master permette di avere le più ampie possibilità professionali nell'ambito dell'educazione musicale a bambini e adolescenti in tutta la Svizzera. Quindi un percorso in cui abbiamo regolarmente degli iscritti, percorso pensato non solo per il Ticino, dove il fabbisogno per i docenti di educazione musicale non è particolarmente elevato, ma pensato proprio per avere una mobilità professionale in tutta la Svizzera, dove invece il fabbisogno può essere anche molto elevato. Ecco. Per quanto riguarda la procedura di ammissione, l'iscrizione, come diceva prima il direttore Gervasoni, è aperta oggi e rimarrà aperta fino al 17 febbraio. Quindi è molto importante comunicare che la finestra di iscrizione per le professioni di docente si chiude abbastanza presto. Quindi entro il 17 di febbraio l'iscrizione deve essere completata. L'unica formazione il cui termine è un po' più in là è quello del doppio titolo col conservatorio, dove l'ammissione è gestita dal conservatorio, che si chiuderà il 31 marzo. La procedura di selezione avverrà poi tra marzo e maggio. Sulla pagina internet del DFA sono presenti tutti i documenti, tutti i diagrammi che presentano in dettaglio i diversi passaggi di questa procedura, quindi non sto qua a descrivervela.
Per finire, la scuola media superiore, abbiamo una formazione appunto che abbiamo al DFA, proponiamo poche materie per anno, perché comunque in Canton Ticino sono presenti solo 5 licei più la scuola cantonale di commercio, e quindi il fabbisogno è presente ma comunque limitato, quindi di solito ogni materia si apre indicativamente ogni 3 o 4 anni. Le materie che verranno proposte il prossimo anno sono economia e diritto, e saranno proposte anche le materie per la scuola cantonale di commercio, quindi economia aziendale, economia politica e diritto, e la storia, queste sono le materie che saranno proposte quest'anno. Per quanto riguarda le formazioni iniziali è tutto, solo due parole sulla formazione continua, che è anche un'offerta importante. Nel 2018-19 abbiamo proposto 2 master di studi avanzati e 15 certificati di studi avanzati, e l'anno precedente 181 corsi come formazione di formazione continua. Indicativamente ogni anno abbiamo 2500 docenti che partecipano ai nostri corsi, quindi una percentuale molto importante dei docenti attivi in Canton Ticino. Claudio, vuoi? Iscrizioni, perché un docente può iscriversi al corso. Perfetto. Comunque sono corsi molto ben frequentati e in generale anche molto apprezzati dai partecipanti, che hanno la possibilità sempre di esprimere il loro giudizio al termine del corso. Chiaramente l'offerta di formazione continua che proponiamo è limitata ai docenti, quindi non sono corsi in generale a cui ci si può iscrivere liberamente, ma bisogna già essere inquadrati come docente in una scuola. Per l'anno prossimo sono previsti 3 corsi di formazione continua lunga, quindi corsi abilitanti. Tutti questi corsi sono o a iscrizione direttamente da parte del datore di lavoro o a iscrizione libera, ma già con dei titoli di insegnante. In particolare, abbiamo il master in pedagogia didattica speciale, è un master di studi avanzati pensato per la formazione dei docenti di scuola speciale in generale. Questa formazione è una formazione che può essere già seguita da persone che sono già stati assunti come docenti, quindi non è che uno si può iscrivere liberamente e diventa docente di scuola speciale. Quindi in questo caso le iscrizioni, giusto Claudio, avvengono da parte delle scuole direttamente. Il diploma di studi avanzati in sostegno pedagogico è la stessa cosa, per la formazione di docenti di scuola, appunto di sostegno pedagogico per le scuole comunali e la scuola media. L'unica formazione che è presente dove è possibile un'iscrizione libera è il diploma in studi avanzati in educazione alimentare nella scuola media. L'educazione alimentare è una materia appunto di scuola media, e questa è una formazione che può essere seguita da persone già in possesso di un'abilitazione come docente, quindi come docente di scuola infanzia, scuola elementare o scuola media o anche scuola professionale, giusto? Da quest'anno, quindi chi ha un'abilitazione in questi settori può iscriversi a questa formazione, se viene ammesso, perché anche qui i numeri sono limitati, ottiene un titolo abilitante all'insegnamento dell'educazione alimentare alla scuola media. È per questo che questa è l'unica formazione in cui esiste una presentazione pubblica, proprio perché è aperta anche all'esterno, che si svolgerà mercoledì 4 dicembre al DFA. Ecco, questa da parte mia è tutta, e quindi passo volentieri. Bene, io vorrei, per questione di, come dire, comprensione, anche completare con un'informazione che gli addetti ai lavori naturalmente conoscono, magari invece per Emilio la cosa non è così evidente. Avete visto la presentazione di quello che succede per le scuole comunali, quindi scuola dell'infanzia, scuola elementare, per le scuole medie, per le scuole medie superiori. Non ci sono le scuole professionali, ricordo, non perché le si dimentica, ma perché il quadro normativo è totalmente diverso. Le scuole, diciamo così, di cui i docenti sono preparati dal DFA o da altre scuole, altre alte scuole pedagogiche simili in Svizzera, sono scuole del diritto cantonale o intercantonale. Le scuole professionali sottostanno invece a una legge federale che implica e che indica anche come si formano i docenti. In quel caso delle scuole professionali, i docenti vengono prima assunti e poi mandati in abilitazione, che usualmente viene fatta in Ticino presso l'Istituto Universitario Federale della Formazione Professionale. Questo istituto ha 3 sedi in Svizzera, di cui una, quella della Svizzera italiana, a Lugano. E quindi è un altro percorso concepito diversamente o con norme diverse. C'è anche un lavoro che si sta facendo tra l'Istituto Universitario Federale e il DFA per cercare, là dove possibile, di combinare le formazioni in modo da facilitare chi vuole ottenere più abilitazioni, in modo da poter insegnare in più ordini scolastici. La mobilità nell'insegnamento è un elemento importante, perché lo diceva prima un interveniente
nel filmato le carriere nella scuola non sono molte, o si diventa direttore, si diventa ispettore, o si diventa quadro, però una delle altre possibilità è quella di cambiare ordine scolastico, per esempio passando dalla media al professionale, al medio superiore e viceversa. Quindi stiamo cercando di fare tutto quello che è possibile per rendere flessibile il sistema, per poter far entrare anche persone che hanno titoli, diciamo, diversi da quello di standard, naturalmente mantenendo alta la qualità, perché questo è un punto centrale e determinante dal quale non si scappa, altrimenti poi gli obiettivi di formazione degli allievi diventano più difficili. Siamo aperti alle vostre domande. Se non ce ne sono, siamo disponibili per le interviste. Grazie mille, buona giornata. Grazie.